In questo video vi porto sull'isola di Panarea per fare un bel trekking. Dal porto si percorrono i vicoletti tra le graziose case e poi si sale verso Punta del Corvo, la cima più alta dell'isola. Questa prima tratta del sentiero è molto facile e offre bellissimi panorami sugli scogli che fronteggiano l'isola. Qua sotto si vede la spiaggia di Calcara, che è famosa per le sue fumarole. Questo è l'eliporto e sulla destra si vedono l'isola di Basiluzzo e Stromboli. Il sentiero a questo punto diventa più impervio e tutto in salita. Questo è lo scoglio La Nave, che in effetti assomiglia proprio a una nave sospesa sul mare. Un ultimo sguardo alle isolotte e al paese, si continua a camminare tra la vegetazione tipica mediterranea verso la vetta dell'isola. Arrivati in vetta a Punta del Corvo, a quota 418 metri sul livello del mare, si possono vedere le altre isole dell'arcipelago, Salina, Filicudi e Alicudi. Da qui inizia la discesa verso Capo Milazzese. La discesa è quasi sempre su alti gradoni, ma regala bellissimi panorami sulla costa. Arrivati quasi in fondo, inizia poi un sentiero molto più semplice che passa nelle antiche murattiere che attraversavano l'isola di Panarea. Si passa vicino anche ai tre asinelli per poi arrivare a Cala Junco, la spiaggia più bella dell'isola. Dopo una breve visita al villaggio preistorico, il nostro cammino prosegue. Questa è la bella spiaggia di Cala degli Zimmari, un po' sabbiosa e un po' di sassi. Il nostro cammino per arrivare nuovamente al porto prosegue lungo la strada, passando sopra alla baia di Drautto. Finisce così il racconto della mia escursione in giornata, seguitemi nei prossimi video.